concludendo l'edizione 2023 di Ion Giovane Perugia, un appuntamento fisso ma ogni anno cresce sempre di più, sempre più entusiasmante come partecipazione, attenzione, educazione, informazione e formazione. Tutte le lette, tutte le formazioni possibili. Ion Giovane quest'anno è stata entusiasmante per un motivo molto semplice, che ho visto dei giovani, dei nuovi giovani che crescono nelle oncologie italiane, che hanno presentato lavori personali, che hanno gestito loro, non hanno più scimmiottato, fra virgolette, quello che succede, che fanno i loro tutor, i loro professori, hanno fatto proprio delle esperienze personali. Questa è una bella cosa, perché una cosa di cui si lamentava il direttivo è che alla fine i giovani oncologi tendevano a copiare quelli più anziani e quindi a fare delle relazioni che erano la fotocopia di quelle che i loro maestri avevano fatto in vari congressi. Invece quest'anno ho visto una nuova vitalità, e il merito sicuramente a Lorena e a tutto il direttivo di Ion Giovani, che hanno disegnato un programma entusiasmante e eccitante, con 150 circa partecipanti, 47 relatori, tanta vitalità, tanta partecipazione e tanta scienza. Questo fa ben sperare, perché questi ragazzi sono il presente, non più il futuro dell'oncologia italiana. Importante anche perché in questo congresso presentate le prime testimonianze di un progetto molto voluto da te sulla mentorship, un progetto davvero che rende la società scientifica particolarmente fiera, perché le testimonianze sono state davvero entusiasmanti. Sì, abbiamo copiato un po' dalle grandi società internazionali, soprattutto a ESMO, e abbiamo introdotto quest'anno un progetto di mentorship per cui una serie importante di giovani colleghi nelle sedi dove lavorano o in sedi diverse a loro scelta sono stati aiutati dai mentori, appunto dagli anziani, a gestire il loro programma, per esempio a fare le tesi di specializzazione, a fare un progetto di ricerca. E devo dire che l'entusiasmo è palpabile. È un'iniziativa che ha avuto fortemente questo direttivo sotto l'egida del professor Matteo Lambertini, ed è un'iniziativa che è cresciuta e che immagino, anzi sono sicuro che rimarrà nei futuri programmi della società scientifica. Dopo la pandemia abbiamo anche il vantaggio che non è più obbligatorio girare per essere in un progetto di mentorship, ma ci si può fare anche un collegamento via Zoom e quindi è tutto adesso molto più semplice. Forse è l'unico vantaggio della pandemia che abbiamo ereditato. Un congresso che testimonia la grande vitalità scientifica ma anche organizzativa e di educazione di Ion. Grande vitalità scientifica, lo dicevo prima, con una grande crescita intellettuale, medica, scientifica di questi giovani colleghi, una bellissima organizzazione, ormai siamo in questa location da qualche anno, e la scelta di fare il Congresso Nazionale dei Giovani Ion in contemporanea all'apertura di Umbria Jazz, che aperta parentesi quest'anno compie 50 anni come Ion, è sicuramente una scelta che io continuerei a fare, anche perché la sera dopo il congresso, dopo l'aperitivo rinforzato, i ragazzi sono pronti ad andare nel centro di Perugia a tuffarsi nell'atmosfera del primo fine settimana di Umbria Jazz.